I nodi legati al rinnovo dei contratti pubblici stanno arrivando tutti al pettine e davvero non si comprende come potranno essere sciolti anche soltanto in minima parte. E così lo scontro con le organizzazioni sindacali si fa sempre più aspro. Nella giornata odierna la ministra della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone dovrebbe incontrare i sindacati, ma il copione sembra ormai scritto. La ministra infatti ha già fatto sapere che gli aumenti non potranno in alcun modo andare al di là del 4% complessivo, con un problema di non poco conto da risolvere. Il cosiddetto elemento perequativo introdotto con il contratto del 2018 per garantire a tutti l'aumento minimo di 85 euro dovrà diventare strutturale, cioè dovrà essere finanziato in modo stabile e non più anno per anno come è avvenuto finora. Questo significa però che buona parte delle risorse già stanziate con le finanziarie del 2019 e del 2020, a cui vanno aggiunte quelle fresche inserite nella legge di bilancio 2021 in discussione in questi giorni, serviranno proprio per confermare l'elemento perequativo destinato al personale con gli stipendi più bassi. La ministra, insomma, ha una sua idea ben precisa: utilizzare lo stanziamento complessivo di poco meno di 4 miliardi di euro in parte per stabilizzare l'elemento perequativo, in parte per diminuire la forbice ora esistente fra gli stipendi più bassi e quelli più alti. In altre parole, l'aumento non sarà per tutti del 4%, ma potrebbe essere diversificato: un po' più alto per le retribuzioni più modeste, un po' più basso per gli altri. Per la verità, già nella precedente tornata contrattuale, l'atto di indirizzo dell'allora ministra Madia prevedeva questo meccanismo, perché l'aumento di 85 euro doveva essere considerato un valore medio. Ma alla fine si scelse una strada diversa, anche perché tutto il personale statale arrivava da una lunga cura dimagrante di un decennio senza contratto. Adesso la situazione però è diversa, anche se resta il problema storico e mai risolto delle retribuzioni del comparto scuola, che sono le più basse di tutto il pubblico impiego. Va detto però che qualche beneficio stipendiale potrebbe arrivare per buona parte degli statali e quindi anche per docenti e ATA attraverso le misure fiscali entrate in vigore nello scorso mese di luglio e confermate anche per tutto il 2021. In pratica, per gli stipendi fino a 28.000 euro è previsto un bonus massimo di 100 euro netti al mese. Per gli stipendi fra 28.000 e 40.000 euro ci saranno invece detrazioni fiscali, che partiranno da 100 euro mensili e decresceranno in proporzione al reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento di 40.000 euro di stipendio annuo. Ovviamente i sindacati chiedono comunque che il piatto di 4 miliardi scarsi per il rinnovo dei contratti venga arricchito, ma ormai la legge di bilancio è in dirittura d'arrivo. Ed è davvero improbabile che la richiesta possa essere accolta. Per il momento, insomma, gli stipendi europei dei docenti restano ancora un sogno. Sul tema, ovviamente, continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale, ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come al solito.